Paolo, innanzitutto auguri. Vorrei dire, sono un po' di calo di tensione, alla fine abbiamo trovato il risultato grazie all'intervento di Meret in paese. Sì, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, no? Alla fine, no? Per fare il secondo gol, abbiamo trovato spazio perché loro alla fine erano in attacco e non abbiamo approfittato questo, e era chiaro che qualcuna occasione dovevano avere, perché ultimi minuti, no? Dopo è andato il difensore sopra l'attacco, era tanta gente in attacco che qualche palla è pericolosa. Si è visto che in un calcio angolo hanno potuto fare gol, per questo dico, no? Che dobbiamo intentare, no, di chiudere prima questa partita. Raul, terzo clean sheet consecutivo per il Napoli, che non subisce gol in campionato da ben 304 minuti, e questo è il dato più importante in vista di Inter-Napoli? Sì, tutto lo più importante, no? La fase difensiva non subisce gol, ha tante opportunità per vincere dopo la partita, allora dobbiamo continuare così, mercoledì è una partita che è difficile e la possiamo dimostrare. Ecco Raul, oggi da Curva Bigo uno striscione ti ha chiesto di combattere per la vittoria dell'Europa League. Tu c'eri nel 2015 nella semifinale col Tirunto. Questa squadra secondo te è più matura rispetto a quella del 2015 per arrivare fino in fondo in Europa League? Sì, sì, questa squadra ha cresciuto, no? In quel tempo è soprattutto un partito importante, un partito anche europeo, per questo ti dico, no? Che sicuro, però questo non ti assicura l'arrivare, no? A semifinale e nella finale, se dovevi andare piano piano, come ti ho detto, sono tante partite dell'Europa lì e non sembra così facile. Sappiamo che siamo una squadra forte, però dobbiamo lottare per andare lontano. Ciao, si parla tanto del tuo compagno di reparto, con i Balici, i Tomignoni, la tua valutazione da compagno di squadra, qual è? La mia, non lo so, io non mi metto il prezzo, sono felice, no, per Calidù, perché alla fine non faccio, non è cresciuto tanto, ha lavorato tanto e continuiamo a sapere il suo potenziale, no? Il suo valore, no? E adesso, no? E dopo sono già tanti anni insieme e sono felice. Io faccio il mio lavoro e il migliore possibile e niente, non è complesso perché non marco io il mercato. Raul, l'ultimissima domanda della Europa League, ti piacerebbe più una semifinale col Chelsea di Sarri o la finale? Tutti sappiamo l'affetto, no, che abbiamo a Mauricio, però sappiamo che non è facile non trovarsi, no? Bello, sì, bello una finale Napoli-Chelsea, tutti la vogliamo, però come ti ho detto dobbiamo fare la nostra strada prima e dopo vediamo. Grazie a tutti.